Buonasera a tutti, siamo molto contenti di vedere la sala numerosa per un libro che racconta il passato, ma come vedrete che cerca di raccontare il passato in rapporto al presente. Quando ho letto il libro di William, I muri del lungo 68, avevo questo pensiero, mi dicevo, fortemente inattuale questo libro, no? Fortemente inattuale. E come tutti i libri di storia, ha effettivamente degli elementi che ci portano lontano, no? Ci portano lontano dal tempo presente. Dall'altro lato però, proprio per la sua inattualità, lo trovo estremamente, e questo è un paradosso, attuale. Nel senso che riesce a ricostruire ciò che avviene all'interno di un pelago, quello della comunicazione politica degli anni 60, in un modo tale che tu percepisci ciò che è avvenuto nella società dello spettacolo a partire proprio dagli anni 60. La cosa che mi ha colpito di più nel libro di William è questa equiparazione fra la comunicazione commerciale e la comunicazione politica. Infatti molte domande te le farò proprio su questo nesso, che a mio parere è molto interessante. E questo lo dico perché negli ultimi decenni, in sostanza, la comunicazione è stata letteralmente invasa, appunto, dall'informazione come merce. Siamo letteralmente colonizzati nei segni, ma anche nell'immaginario, dall'idea che ciò che noi siamo in fondo siamo un flusso di bit, di informazione assolutamente neutrali, che sembra il segno digitale di una neutralizzazione del politico. Ecco. Il libro di William in questo senso è un salutare ritorno al politico, in un qualche modo. Attraverso i manifesti riesce a farci vedere ciò che non c'è più. Ma in questo rimosso, a mio parere, che sta l'attualità di questo libro. È un libro dunque di storia, ma anche di filosofia, se la filosofia, come insegna Hegel, è continuamente, no, il riproporre nell'oggi un discorso che non si isola ad astratte speculazioni, ma che continua a guardare al presente. Quindi filosofia e storia come prassi politica, come prassi e come teoria insieme. Allora William, a questo punto io partirei subito con la domanda che più mi tocca da vicino, mi interessa di più. Quando analizzi i manifesti e in generale tutta il mondo del segno pubblico, della forma grafica del segno pubblico, riesci ad analizzare e in modo diacronico ma anche sincronico ciò che avviene proprio all'interno di questi manifesti. No? Tu spesso fai notare come ci sia uno stretto intreccio, un dialogo continuo fra elementi del passato, quindi pensiamo alla falce e al martello, no? Pensiamo al pugno chiuso, e a elementi assolutamente nuovi e originali. Cioè, nel discorso che fai c'è continuamente questo dialogo, questo intreccio tra tradizione e innovazione. E questo lo fa, a mio parere, in modo molto interessante, perché poi confronta questa diade sui vari partiti politici, dalla nuova sinistra alla sinistra storica, fino ad arrivare ai partiti moderati, fino anche al movimento sociale italiano. Ecco, allora ti volevo chiedere se ci puoi dare qualche prima indicazione su che cosa hai trovato, partendo proprio da questo continuo dialogo intreccio tra innovazione e tradizione, nel tuo excursus su queste forze politiche. Bene, buonasera a tutti. Io prima di rispondere vorrei fare un paio di ringraziamenti. Scusate però perché no, sennò non ho poi modo di farlo in altri luoghi. Il primo ringraziamento è alla bellissima Enolibreria Ciurmo, a cui io auguro di cuore una vita lunga e intensa, culturale e politica anche. E al Materia Off e a Deriva Prodi che hanno organizzato questo incontro, questa presentazione al Centro Studi. Mi sentirei un po' un imbecille ringraziando perché facendone parte, insomma, però. Poi un ringraziamento a Mario Ponzi, che ha fatto quel bellissimo book trailer, non so se l'avete visto, ma a me è piaciuto molto, e a Giordano Maini per la locandina, e anche a voi per essere qui ad ascoltarci. Allora, torniamo un po' a tradizione e innovazione nel 68. Il cuore del libro, non so
se chi ha letto qualche recensione, ha letto qualche presentazione, cos'è? È come i manifesti, la comunicazione politica nei manifesti si trasforma dal 68 in poi, intendendo per 68 non tanto l'anno, ma l'esplosione del 68, quindi la fine degli anni 60. E la tesi che viene argomentata nel libro è quella un po' che ricordava Marc, cioè che l'ondata conflittuale di studenti operai mette in discussione i modi di comunicare la politica e li destruttura e li ristruttura in nuovi linguaggi. E questo non ha influenzato, poi ha delle influenze, ha delle ricadute sulla politica tout court, e cioè sulla comunicazione politica di tutti i partiti, più vicini, che tentano una dialettica con i movimenti antisistemici, ma anche nel corso degli anni anche con i partiti più moderati come la Democrazia Cristiana, le forze dell'area laica o addirittura anche il Movimento Sociale Italiano sul finire degli anni 70. Cioè, quell'urto conflittuale si trasforma in un nuovo tipo di comunicazione politica che influenza, ha ricaduta tutto l'arco dei partiti, costituzionale e non costituzionale. Ora, quindi di cosa tratta il libro? Ha un approccio storiografico, perché io vengo da quel filone lì, però si confronta con una fonte con cui gli storici non hanno dimestichezza. Non hanno dimestichezza, che è la fonte iconografica, no? Che è stata indagata soprattutto proprio nei manifesti da altre discipline, la storia dell'arte e la storia della comunicazione. Mi fanno segno di tutti, non si sente là in fondo, si sente poco, è la storia della comunicazione e nonché la semiotica, no? Quindi tutte le discipline che hanno a che fare con la comunicazione. Ora, io direi quasi anche con l'antropologia. Ho in mente un bellissimo libro di Kerzer, che è I simboli del potere, che tratta proprio di come la politica fa uso di simboli e di riti. Lui è un antropologo, un importante antropologo statunitense che scrive questo libro alla fine degli anni 70. Ecco, ha a che fare un po', tutto questo è una premessa alla risposta, nel senso che i movimenti antisistemici della fine degli anni 60 hanno la necessità di costruire un proprio apparato di comunicazione politica, e costruiscono un vero e proprio apparato fatto di tanti strumenti: il volantino, il tazebao, il giornalino, la scritta murale, e i manifesti sono uno degli strumenti principali, perché è poco dispendioso, perché ha un impatto sulla città di tipo, dà un'idea di mobilitazione massiccia, e su questo poi ci sarebbe da dire, perché mette in moto un movimento, quasi una mobilitazione sociale per produrre e diffondere il manifesto, anche con contraddizioni rispetto alle altre forze politiche. E appunto, e però per dialogare all'inizio, nell'ondata del 68, non vi è bisogno di rifarsi a simbologie tradizionali, no? Della tradizione politica delle diverse organizzazioni, e quindi c'è una grafica più irriverente, più innovativa, che prende un po', è onnivora, prende un po' da tanti spunti che possono venire dalla Cuba rivoluzionaria, così come dall'underground statunitense, così come dal maggio parigino soprattutto. Ecco, e però nel pian piano la necessità di dialogare con settori della società, soprattutto con i settori che facevano riferimento alla tradizione politica della sinistra, iniziano le organizzazioni, ma anche gli stessi movimenti che vogliono appunto dialogare con quei settori, iniziano a mischiare i due modi, cioè da un lato l'innovazione, ma dall'altra anche simbologie, colori,
icone che possono parlare direttamente a quel mondo. Per i partiti è esattamente l'inverso, cioè i partiti che vedono i nuovi soggetti che emergono si trovano a dover ridisegnare la propria tradizione con i messaggi che arrivano dai movimenti, no? Per cui ci possono essere tanti, tanti esempi. L'esempio che mi viene in questo momento è il movimento operaio, no? La classe operaia. La classe operaia viene sì, continua sì ad essere rappresentata, ma in modo molto diverso rispetto al passato. Prima era un operaio composto, un operaio che faceva riferimento al partito, no? Che non urlava, che nella sua compostezza dimostrava già la sua forza. Con l'ondata del 69, soprattutto delle mobilitazioni dell'operaio massa, quello che emerge è l'operaio che si mobilita, che è in piazza, che è l'operaio che lotta, soprattutto un operaio giovane. Ecco, quindi qui e gli strumenti con cui viene rappresentato sono altri. Il megafono, ad esempio, la chiave inglese, prima non era così. No, quindi cambia l'iconografia. Ora, ci sono nel corso degli anni 70 altre ondate di questo tipo. La seconda ondata più importante, che è molto simile all'aprile del 68, è quella del femminismo. Il femminismo spazza via altre icone, no? Anzi, si deve inventarsi una nuova rappresentazione del mondo delle donne, no? E deve rappresentare il mondo delle donne che prendono la parola. E a questa immagine prodotta nel movimento femminista, con problemi, se volete poi approfondiamo, con problemi si rifaranno tutti i partiti, tanto che io nel libro pubblico un'immagine del Partito Repubblicano che mostra una manifestante tipo, una manifestante addirittura che urla, è un manifesto del 79, quindi siamo appunto di questa ricaduta, arriva in modo cronologico, in modo più viene assunta più velocemente dai partiti che sono in diretto contatto con i movimenti e più lentamente da quelli che vi sono più distanti. Non so se ecco, questo rapporto tra tradizione e innovazione è costante perché fa parte appunto anche del modo di comunicare. Se io devo un manifesto parla molto di più di colui che produce la comunicazione, no? Che non perché significa raccontare se stesso a seconda del target a cui voglio parlare. Non so se sono stato chiaro, no? Tu mi fai domande molto ampie, lo so già. No, adesso andiamo nello specifico, infatti quello che hai detto mi ha già fatto venire due o tre idee. L'altra domanda che volevo infatti porti è la seguente. Il movimento femminista, da come diciamo, lo analizzi tu dal punto di vista iconografico e simbolico, sembra effettivamente far partire la sua storia da zero, no? Sembra proprio il tempo zero, una creazione ex novo, una donna che scende in piazza non ha e non può avere ovviamente la stessa gestualità, la stessa simbologia dell'operaio che scende in piazza. L'operaio ha dietro di sé un'inerzia storica, la donna no. A me ha affascinato molto questo aspetto perché dal punto di vista dei due antagonismi, quello operaio e quello femminista è un antagonismo puro. Cioè non ha dietro di sé nulla, sembra quasi un tempo eterno quello della donna. Tant'è che, come tu giustamente fai notare, l'unica immagine archetipica della donna che può essere recuperata, no, lontanamente dalla storia dell'immaginario femminile è proprio quella appunto delle associazioni ottocentesche della donna alla madre patria, no, alla Marianna francese. Queste immagini di donna eterna, che però vengono rideclinate ovviamente sul piano della conflittualità sociale, salvo poi essere di nuovo neutralizzate nella iconografia degli anni 80. Allora ti volevo chiedere, i due antagonismi, quello operaio e quello femminista, a livello iconografico, stipulano un dialogo fra di loro? C'è una sorta di, diciamo, reciproco rispecchiamento, oppure viaggiano come due universi simbolici paralleli? Ecco, si può analizzare questi due aspetti? Bisognerebbe pensarci un po' di più. Ah, così? Sì. Rispetto a quello che ho visto io, no. Cioè, nei manifesti viaggiano in modo parallelo. Ok? In un dialogo. Sì. Perché? C'è un perché.
Intanto l'immagine del movimento, della classe operaia, che è una classe operaia di industria in movimento, in lotta, in piazza, che viene rappresentata tra la fine degli anni 60 e tutti gli anni 70, è una classe operaia che rappresenta non solo un settore di riferimento per i partiti della sinistra storica o per i partitini e i gruppi della sinistra rivoluzionaria, ma rappresenta l'idea di partito stesso. Cioè il partito comunista, anche il partito socialista e tanto più i partiti della sinistra rivoluzionaria non solo vogliono parlare agli operai, ma vogliono raccontarsi come i rappresentanti degli operai e dunque rappresentano se stessi con un operaio giovane, maschio, che si mobilita per l'emancipazione, non solo per l'emancipazione, per le lotte sindacali, ma per l'emancipazione sociale, per un nuovo mondo. Ora, questo tipo di rappresentazione non avviene negli altri partiti, cioè c'è l'idea che il partito è già quello lì, è già giovane, maschio, virile, che va in piazza e lotta per il domani, per costruire il domani. Ora, per il movimento femminista nessuno si rappresenta così, cioè i partiti che rappresentano le donne lo fanno e lo fanno in modo diverso rispetto dalla seconda metà degli anni 70, rispetto alla prima metà degli anni 70, intanto non lo fanno così, cioè non lo fanno rappresentando se stessi, ma rappresentando le lotte delle donne e dicendo noi siamo vicini a voi, quindi vengono già raccontate come target, quindi come punto di riferimento. Poi qui iniziano anche le differenze all'interno dei partiti. Il PC lo fa proprio come target, come partito. La Democrazia Cristiana addirittura solo in qualche manifesti e poi demanda al movimento femminile, quindi ci sono anche le differenze su questo. Ma in più c'è una differenza anche rispetto a questa rappresentazione di target, perché il movimento femminista si rappresenta come il movimento che scardina, che rompe, che distrugge l'universo di dominio maschile, e vorrei vedere, no? Ha ragione. E lo fa anche in modo provocatorio, no? Provocatorio come sono gli slogan, come sono le battaglie. Ora, certi simboli che noi troviamo come il simbolo del sesso femminile, no? Non viene, che viene rappresentato nei manifesti del movimento femminista, appena uscito un bellissimo libro di Derive a Prodi su questo, non viene assolutamente recepito dai partiti, nemmeno dai partiti della sinistra rivoluzionaria, no? Quindi si rappresentano le donne come donne in lotta, donne in movimento, ma però c'è un punto che non si può superare, Ora, prima venivano rappresentate le donne emancipate, autonome, ribelli, sì, venivano rappresentate anche nella prima metà degli anni 70, però erano donne di altri mondi, o di mondi cronologicamente lontani, quindi mondi appunto del movimento operaio d'inizio secolo o della lotta partigiana, oppure erano di mondi proprio lontani fisicamente. Non so se l'avete vista quella giovane Viet Cong in questo manifesto, è una rappresentazione molto forte, però è di un mondo esotico, non è delle donne di oggi, no? Quindi, invece nella seconda metà degli anni 70, quando arriva l'urto del movimento femminista, tutto inizia a cambiare fino a contaminare anche la parte più maschilista, più impermeabile alle rivendicazioni del femminismo, come è il movimento sociale italiano. Solo nei primi anni 80 noi troviamo rappresentazione di questo tipo. E quindi a mio avviso viaggiano in modo molto parallelo. Sugli operai vorrei aggiungere una cosa, sia per gli operai che per le donne. È un po' una giustificazione di dove finisce questo cambiamento. Questo cambiamento finisce negli anni 80. Perché? Perché finiscono i movimenti.
finiscono i movimenti, cioè finisce le ragioni di quel tipo di comunicazione politica. E sia per il movimento delle donne che per il movimento che per il movimento operaio, anche qui si recepisce la fine di questa innovazione nella comunicazione politica. Perché? Per il movimento, per la classe operaia, quando la classe operaia, quando iniziano le ristrutturazioni industriali, quando iniziano le sconfitte operaie, a partire dalla Fiat, ma poi ogni città ha le sue sconfitte, noi abbiamo la grande ristrutturazione della Bormioli Rocca, no? Cosa succede? Succede che gli operai spariscono, non sparisce più l'operaio in lotta, ma sparisce l'operaio. Sparisce la figura dell'operaio, cioè io porto degli esempi, nei manifesti delle tre confederazioni CGIL, CISL e UIL fino al 79 sono gli operai in lotta, sono gli operai, c'è una immagine per il primo maggio, l'operaio, ci sono degli operai che con uno striscione sono ad una manifestazione peraltro di corsa, no? Dall'80 in poi iniziano ad esserci delle immagini che rappresentano il lavoro, non i lavoratori, il lavoro. Perché avviene questo? Perché nel corso degli anni 70 gli operai non erano solo operai, erano operai in lotta. Se gli operai non sono in lotta, gli operai non ci sono più. Per il movimento femminista è molto simile, nel senso che con la fine della mobilitazione delle donne in piazza, le donne tornano ad avere un ruolo assolutamente di puro target, e un target è quasi una gentilezza, no? È quasi un omaggio, quindi i manifesti con le donne sono di nuovo, la donna non è più rappresentata nella sua veste di autonoma che combatte per la propria liberazione eccetera, ma torna ad essere la donna con le sue caratteristiche di target, quindi su determinate battaglie oppure per l'8 marzo, tornano anche i mazzolini di fiore di mimosa, che erano spariti nel 69, erano spariti, tornano i mazzolini di mimosa. Ecco, in una pagina del tuo libro parli proprio di volontà da parte degli autori dei manifesti di creare, diciamo così, crisi di coscienza nel passante, perché c'è proprio questo discorso quasi sull'egemonia, no, dell'immaginario. Tu dici, i mass media dominanti utilizzano la televisione e la radio, i manifesti sono dei mass media, diciamo così, di chi non ha voce, di chi non ha volto, di chi non può incidere nel discorso pubblico. Ecco, volevo chiederti se ci potevi fare qualche esempio di come è stata rotta, no, in un qualche modo, la soglia, per così dire, no, tu parlavi prima del sesso femminile nei manifesti del movimento femminista. C'è anche un capitolo sulla capitolo sulla violenza politica, qui comincia a parlare proprio nello specifico di alcuni simboli che appunto hanno subito una convenzione excludendum, cioè possiamo imitare noi partiti della sinistra storica alcune cose, alcuni simboli, ma non quelli, no? Quindi la stella a 5 punte non possiamo rappresentarla, noi il PC non può rappresentarla. Ecco, ci puoi diciamo calare questo discorso con qualche esempio concreto che credo possa funzionare molto bene nel nostro discorso? Certo. E gli esempi concreti che mi vengono sono di due fronti diversi, uno è per il fronte della sinistra, uno è per il fronte della destra, e sono due esempi che secondo me sono molto indicativi anche rispetto alla al discorso che facevamo prima sulla tradizione. Cioè, siccome i gruppi della sinistra rivoluzionaria devono dialogare con settori della base della sinistra storica, PC e PSI, iniziano a usare i loro simboli, e lo fanno in modo non convenzionale oppure convenzionale, dipende un po' dalla cultura politica di riferimento, eccetera. Però lo fanno, usano, allora, il caso più eclatante è falce e martello. Un altro caso è il pugno chiuso, che però cambia, perché ha una sua tradizione, no? Il pugno chiuso nel movimento operaio internazionale, e però cambia connotazione, perché il pugno chiuso diventa proprio un elemento del movimento, no? Del movimento, tanto che alcuni partiti poi lo come Democrazia Proletaria lo inserisce nel proprio simbolo, e prima di Democrazia Proletaria lotta continua. E falce e martello, il pugno chiuso, le bandiere rosse, no? Poi i simboli non sono solo
i simboli o i gesti, ma sono proprio anche i colori, le parole e così via. Ora, tra questi simboli viene utilizzata anche la stella cinque punte rossa, solo che di lì a pochissimo c'è uno di questi, di queste organizzazioni che sceglierà la strada del partito armato, che sono le Brigate Rosse, che inizia a farlo diventare il suo simbolo, il suo simbolo, e inizia a connotarsi con le azioni del partito armato. Questo è un problema per la sinistra storica, è un vero e proprio problema, perché di fatto questo simbolo scompare dalla simbologia del Partito Comunista, resta solo nella organizzazione dei giovani comunisti, nella FIGC, che però è un simbolo edulcorato, cioè viene modificato da una bandiera che fa da contorno alla stella rossa. Il secondo caso, quindi diciamo che questo processo di appropriazione dei propri simboli, in questo caso finisce con un risultato anomalo. Cioè la tradizione della sinistra storica non riesce a proteggerlo, non riesce a conservarlo. Il secondo caso è quello della croce celtica, che anche qui ha l'uso massiccio della croce celtica arriva sulla base dell'uso in Francia da parte della destra fascista francese. Ebbene, è molto usato dal fronte della gioventù, del movimento sociale italiano, solo che la usano anche più che il fascio littorio, usano la croce celtica oppure l'ascia bipenne le organizzazioni fuori dal movimento sociale, la destra radicale, quella che viene definita la destra radicale, quella che è dentro e fuori, ci ha spiegato Piero Ignazzi, no? Dal partito, no? È dentro e fuori, quindi entra nel movimento sociale italiano, ma fa le sue azioni, esce, è molto autonomo. Ora, a un certo punto, Giorgio Almirante, io ho trovato perché non ho studiato solo sui manifesti, non sono andato negli archivi a vedere cosa dicono i partiti rispetto all'uso di questi manifesti. Allora ho trovato una direttiva molto dura di Giorgio Almirante dell'80 che dice assolutamente basta uso della croce celtica perché già siamo accusati di essere collusi con lo stragismo, con le azioni squadristiche, quindi non si può, e siccome questo simbolo viene usato anche da gruppi che fanno uso della lotta armata di destra, questo simbolo non può più essere usato, chi lo usa viene buttato fuori dal partito. Ecco, questo è un altro caso molto simile alla stella 5 punti, cioè dove una tradizione viene interrotta perché la simbologia, come dire, e le icone sono parte della cultura politica, è un partito ha difficoltà spesso quando ci sono queste ondate a contenere il tutto, a controllare il tutto. Ecco, quando è che la violenza comincia a essere rappresentata, o la forza se vogliamo, comincia a essere rappresentata nei manifesti, e quando la caccia alla legittimità nella rappresentazione della violenza comincia a essere buttata sull'avversario, no? Cioè nel senso, si dice appunto in Vietnam, no? La violenza, no? Tragica e terribile di una guerra, quindi è legittimo appunto cominciare anche noi, il movimento, a far apparire immagine appunto di forte impatto, no? William tra l'altro lo fa vedere molto bene, no? Quando c'è il mirino sulla schiena del poliziotto, no? Oppure in modo più allegorico il vomitate qui sulla faccia di Nixon. Ecco, esiste una cesura a partire da quando in qualche modo i manifesti sembrano rincorrere, no? La storia, ma soprattutto l'iconografia, la gestualità, tutti quei comportamenti, del movimento che prende la piazza, perché sembra effettivamente trasparire dal tuo saggio che ad un certo punto i grafici sembrano
cercare nella città, no? Trarre ispirazione da quello che le città in movimento, in subbuglio producono. I volti, no? Le facce di queste donne sono volti reali, c'è una mimesi molto interessante tra realtà e rappresentazione, al punto che si rovescia il rapporto tra appunto interprete, grafico e soggetto collettivo. Non è più il popolo, non è più un pubblico neutro, no? Che segue ciò che dice il manifesto, sembra che il manifesto rincorra al contrario i contenuti e le forme della piazza. Ecco, esistono dei momenti, degli eventi, delle situazioni che secondo te possono fare da cesura rispetto a questo cambiamento? Rispetto alla violenza? Sì, rispetto all'uso della violenza nel manifesto. Qua è molto difficile perché è molto difficile nel senso che non sapevo che mi facevi queste domande. È molto difficile perché ci sono, cioè quando si parla di iconografia si parla di un livello di storia, di un livello di storia che è molto più profondo rispetto alla storia evenemenziale, quindi anche rispetto a tutti i temi. Allora, c'è una manifestazione che fa comparire l'operaio? No, non credo. Cioè, c'è un movimento che fa emergere un tema di cui i partiti e i grafici per i partiti non possono non tenerne conto. Okay? Però per il rapporto con i grafici è un discorso molto ampio, molto ampio, perché non i rapporti tra il partito, cioè tra il committente e chi materialmente fa, disegna o ha l'idea per il manifesto, non funziona in modo uguale in tutti i partiti, okay? Funziona in modo molto diverso, perché qui abbiamo negli anni 70 per la prima volta due professionisti della comunicazione, che sono Michele Spera per il Partito Repubblicano ed Ettore Vitale per il Partito Socialista, che iniziano a progettare l'immagine e la comunicazione del partito e cambiano proprio il modo che questi due partiti hanno di dialogare con il proprio elettorato, con i propri iscritti e così via. Quindi, mentre invece, non so, chi fa la grafica per i gruppi sono militanti dei gruppi stessi, e quindi sono magari professionisti che però aderiscono. Tipo Ettore Vitale nello stesso tempo fa la grafica per il PDUP, per il comunismo, e però per il Partito Socialista è pagato, ma per il PDUP, per il comunismo non ha difficoltà a disegnare il volto di Gramsci perché fa parte del proprio patrimonio culturale. Oppure Crepax per Soccorso Rosso, oppure Bonfino per Lotta Continua, Zamarin per sempre Lotta Continua, Chiappori per Avanguardia Operaia, eccetera. Quindi cambiano molto le cose. Ora, c'è la violenza politica, è sempre, però anche qui bisogna, e poi sulla violenza politica, entriamo nel merito. Occorre accordarsi su cos'è violenza politica nell'iconografia, perché io ho in mente un saggio di Edoardo Novelli, che peraltro ha scritto la prefazione al volume, che dice, non so, un manifesto come quello che hai ricordato tu, Vomitate qui contro Nixon, aveva già in nuce, no, che come andava a finire, no? Oppure lui non fa questo esempio perché sarebbe stato un po' troppo forzato, però fa un esempio, non so, c'è un manifesto di Lotta Continua dove c'è un bambino che salta sul simbolo democristiano, no? Allora dice, una rappresentazione così ricorda molto la rappresentazione del fascismo totalitario, cioè i fascisti distruggono i simboli degli avversari. Ecco, secondo me bisogna capirsi bene, io faccio una serie di esempi, cioè l'attacco simbolico ai manifesti non significa che io voglio aggredire fisicamente, no? Perché, e porto una serie di esempi, cioè questo
questa delegittimazione dei simboli dell'avversario gli fa la Democrazia Cristiana con i comunisti, il Partito Socialista con la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista con la Democrazia Cristiana, il Movimento Sociale con la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista. Quindi è, questo è un livello, cioè, di appunto delegittimazione dei simboli avversari e quindi del partito avversario per emergere ed esaltazione del proprio simbolo. Invece c'è una rappresentazione vera e propria della violenza. Allora, penso, di solito la rappresentazione della violenza, di quale violenza? Può essere la violenza dell'avversario. Allora c'è una serie di casistiche, tipo la guerra in Vietnam, l'invasione della Cecoslovacchia, no? E c'è, oppure ci sono la denuncia di violenza, cioè è un tipo di denuncia di violenze, della violenza dell'avversario. Non mi addentro, ma capite bene cosa significa, no? Tipo lo stragismo, quindi una serie di manifesti che denunciano la violenza nera, oppure la violenza dei partiti armati rossi, no? Quindi c'è una serie di, soprattutto dal 76 fino ai primi anni 80, una serie di manifesti che denunciano la violenza dei gruppi armati. Ora, ma è una violenza, è una rappresentazione della violenza, ma che non esalta la violenza. C'è un'esaltazione della violenza? Sì, esiste un'esaltazione della violenza. Tipo, rappresentare già una Viet Cong o un Viet Cong con un mitra, no? Dicendo fino alla vittoria, Palestina vincerà con l'immagine di un Kalashnikov, è già una rappresentazione della violenza. Allora, dove appare e come appare? Allora, appare solo in una violenza lontana, in una violenza lontana, o è una violenza del passato o è una violenza di un territorio, è un po' simile a quello che avveniva per i partiti tradizionali rispetto alle donne, quindi un'esaltazione della violenza ma di mondi lontani, cronologicamente o geograficamente. Anche quei gruppi che fanno uso della violenza, tipo penso a Lotta Continua chiama i nuovi partigiani, no? Esalta i nuovi partigiani, ma lo fa con una foto di partigiani, non lo fa mostrando il servizio d'ordine che aggredisce i poliziotti, ok? Quindi è una rappresentazione lontana. Oppure dice abbattiamo il governo Andreotti, ma lo fa con una fotografia del 1960. Esalta la resistenza, esalta gli arditi del popolo, esalta i picchi alti della mobilitazione antifascista, ma lo fa con immagini del passato. E così avviene per la lotta armata, Cile, Palestina, eccetera. L'uso del Kalashnikov, che a sua volta la K-47, che diventa uno dei simboli della sinistra rivoluzionaria, ma che è usato lontano. Chi lo fa? Chi lo fa? Lo fanno quei gruppi che invece non si fanno problemi nell'usarlo, lo fanno raramente, ma non si fanno problemi nell'usare, nel rivendicare un tipo di azione armata. Ora è difficile per i gruppi armati, per i partiti armati, perché non usano altri mezzi, hanno un loro sistema di comunicazione di massa, ma il manifesto è peggiore per loro, no? Non è che puoi andare a tacchinare tranquillamente, no? Quindi è il peggiore, quindi hanno altri, preferiscono nella loro gerarchia altri mezzi di comunicazione di massa. Lo fanno invece gruppi. Però c'è stato un momento in cui, quando non era ancora Brigate Rosse, ma era, adesso mi sfugge il nome, non, l'organizzazione di mezzo tra il Comitato Metropolitano e le Brigate Rosse, sinistra rivoluzionaria? Vabbè, comunque c'è un'organizzazione sinistra rivoluzionaria, mi sembra, che stampa quel giornale Resistenza. Comunque è la premessa alle Brigate Rosse, che ha nel suo simbolo falce, martello e un fucile. Potere Operaio lo fa, nella fase precedente al suo scioglimento, nel 73, stampa dei manifesti dove si rivendica, cioè ci sono le fotografie dove di scontri di piazza, e dove rivendica noi siamo con, e il suo simbolo è un simbolo con una mitraglietta. Quindi sono sostanzialmente questi due gruppi, che peraltro sono quelli che appunto, non Potere Operaio non nel suo complesso, ma che però
da un lato sfocia in suoi spezzoni nella lotta armata, altri rivendicheranno l'idea dell'insurrezionalismo come pratica consueta, tanto che il gesto della P38 in piazza è un gesto. Però appunto questi sono gli unici casi interessanti ma unici. In una pagina di questo capitolo mi ha fatto quasi sorridere, no? Perché l'MSI in realtà non fa mai uso di armi nei suoi manifesti, diciamo, mainstream, quelli ufficiali. Però le scritture murali missili sono ricche di riferimenti alle armi. Ce ne puoi parlare di questa strana contraddizione? Certo. Beh, il Movimento Sociale Italiano è il caso, secondo me, più interessante. Non il più simpatico, però il più interessante. Nel senso che il Movimento Sociale Italiano ha un problema anche sulla tradizione. Il Movimento Sociale Italiano come fa a rivendicare la propria tradizione, no? Come fa a dialogare con il proprio target rivendicando la propria tradizione? Non può. Quindi lui usa questo è stato indagato molto bene da Luciano Cheles, usa una sorta di doppio binario. Pubblicamente non rigetta tutti i simboli della propria tradizione, tutti, non può farlo, e compresi i personaggi, perché anche il principio di autorità non può essere, il principio di autorità sarebbe, non so, io metto il volto di, secondo Paolo Mancinino, io metto il volto di Togliatti, so già, è già quello, sceglie i miei referenti, no? Allora non può mettere il volto di Mussolini, c'è un dramma, non può attacchinare mettendo il volto di Mussolini, no? Questo noi lo vedremo dopo con l'estrema destra, ma il Movimento Sociale Italiano non può farlo, perché è un problema di legittimazione, no? Quindi non può mettere il volto di Mussolini, non può mettere il fascio, non può mettere l'acqua. Allora com'è che parla la sua gente dicendogli guardate che noi siamo gli stessi, no? Veniamo da quel mondo lì. Luciano Cheles dice è un messaggio nascosto, cioè ci sono dei riferimenti alle icone del passato ma non espliciti, espliciti solo per coloro che conoscono quell'iconografia. Mentre invece, e così avviene per la violenza, no? Dice la violenza degli altri, la violenza è solo rossa, no? Titola un manifesto, oppure subito dopo i fatti del 77 a Torino, dove muore questo ragazzo in un bar dopo un attacco della sinistra rivoluzionaria, fa uscire un manifesto dove dice ministro, ecco Siga, ministro è questa la violenza del Movimento Sociale Italiano, perché questo ragazzo, il bar era stato attaccato dall'estrema sinistra perché era ritenuto un luogo di ritrovo dell'estrema destra. No, quindi la violenza è solo, è un po' come si diceva prima, è degli altri, non è nostra. Mentre invece, perché? Perché appunto il manifesto è un prodotto facilmente fattibile, facilmente stampabile, e con una diffusione, con un'organizzazione minima, ma è controllata sempre dagli organismi centrali, mentre invece la scritta, lo slogan, il bomboletta sono altre forme di comunicazione, altri mass media, che vengono utilizzati senza un controllo, e quindi gli stessi giovani attivisti del Movimento Sociale Italiano che attacchinano quei manifesti, però fanno le scritte dove appunto inneggiano alla violenza contro i russi. Da tenere presente che il doppio binario, vorrei concludere, pubblicamente così, poi nelle sedi di partito, nelle sedi dell'MSI invece il ritratto di Mussolini c'è sempre, no? Quindi pubblicamente noi siamo un partito che deve cercare legittimità, ma poi chi arriva nella nostra sede sa chi siamo, insomma. Io ti farei un'ultima domanda, poi se sei d'accordo lascerei intervenire il pubblico. Ritornando all'inizio, parlavi di funzione totemica, no? del simbolo, e c'è un passaggio nel libro in cui dici in tempi di crisi, in tempi di sommovimenti, di agitazioni sociali, il manifesto in un qualche modo ha questa funzione di rappresentare un simbolo forte di identificazione.
Questo avviene, diciamo, nella stagione dei movimenti. Ecco, ti chiedo se secondo te il passaggio alla personalizzazione delle campagne elettorali, quindi non so, dal faccione di Craxi in poi, se anche questa è una funzione totemica, però in un tempo di neutralizzazione dei movimenti. Ecco, certo. Secondo te è attuale questo discorso e in che modo è attuale? Spiegami cosa ne pensi degli anni, dagli anni 80 in poi, diciamo. Fai le domande che ci hai detto. No, certo, è proprio così. Cioè, dunque, secondo me è venuto fuori un po' nella ricerca quali sono le radici rispetto ai manifesti, no? E da un punto di vista storico, non della comunicazione politica, quali sono le radici della personalizzazione della politica, no? Nei manifesti, iconograficamente. Cioè, noi tutti, cioè, sui manifesti, tutti noi abbiamo in mente i manifesti delle ultime campagne elettorali, penso soprattutto a quelli della prima ondata della Seconda Repubblica, no? Quelli degli anni 90 e dei primi decenni del XXI secolo, del primo decennio. Poi appunto forse le cose sono cambiate, non so, Lorenzo Mosca queste cose le studi, magari ce lo dirà lui. Però la mia impressione è che, anche leggendo le sue cose, che le cose si complicano un po'. E però qui emerge un po' questo, cioè già negli anni 70 esiste una personalizzazione della politica sul piano iconico, no? Esiste perché alcuni partiti la veicolano e la veicolano guardando molto probabilmente agli Stati Uniti d'America. Il primo, a mio avviso, almeno da questa indagine, è il Partito Repubblicano Italiano. Il Partito Repubblicano Italiano. Mi spiego meglio. Non che prima, io non so, penso Togliatti, grandi leader, no? Togliatti, De Gasperi, Nenni, non fossero sui manifesti, ma il partito non era identificato sul piano iconografico solo con loro. C'erano una serie di immagini di rappresentazioni, tra cui ogni tanto il leader. Perché? Perché in Italia c'è il grande peso del passato fascista, no? E poi per la sinistra storica c'è il problema del culto della personalità, cioè dopo il 56 c'è questo problemino, no? Non si può rappresentarsi solo col volto del segretario, è un problema, no? Quindi qui c'è una remora a far uso di queste immagini così forti. Ora, il Partito Repubblicano con Spera spinge molto su questo. Ora, stiamo parlando del Partito Repubblicano, quindi un partito di assoluta minoranza, no? E che però fa un uso abbastanza costante dei manifesti. A pagamento non ci sono i loro attivisti che vanno a diffondere, però nelle campagne elettorali sono sempre presenti, eccetera, e c'è una grafica ben riconoscibile perché ha l'imprinting di un grafico di professione. Ora, però ci sono altri passaggi, come ad esempio, non so, io ho in mente degli studi di storia dove si mostra che dalla seconda metà degli anni 70 i partiti entrano in crisi, cioè Tangentopoli è la spallata, è prendere atto che, come dire, c'è una devastazione che ha disgregato, che ha alla radice quelle organizzazioni democratiche, no? E invece l'inizio è proprio con la seconda metà degli anni 70, cioè quando i partiti istituzionali non riescono a rappresentare queste nuove ondate conflittuali, no? Non riescono a integrarle, no? Non riescono a svolgere il loro ruolo di partiti di integrazione di massa. E quindi emerge un po' questo, cioè entra in crisi una vecchia simbologia e emerge una nuova. Il craxismo qui, Craxi diventa segretario nel 76, è emblematico, più che il Partito Repubblicano, perché se il Partito Repubblicano inizia prima, il craxismo è un partito più massiccio di governo e deve disfarsi di una tradizione. Cioè, allora, qui
l'emergere della personalizzazione della politica nel proprio leader e la trasformazione del suo simbolo, non so se tutti lo sanno, ma praticamente dal 78 il simbolo del Partito Repubblicano, scusate, del Partito Socialista inizia a cambiare. La falce viene ridotta, sparisce il libro ed emerge un garofano. E poi dopo nell'84 la falce, il martello e il libro spariscono del tutto e resta solo il garofano. Ecco, questa riduzione dell'apparato iconico a favore dell'apparato fisico, del proprio leader, rappresenta proprio un po' quello che dicevi tu prima. Poi il PSI, poi il PDS, cerchi di ricordarvi, no? Tutta la diatriba dopo la Bolognina su dove mettere stufaggio e martello, poi l'hanno tolto, pensato di toglierlo. E questo è un problema che tutti i partiti che modificano, ce lo spiega ancora Kerzer, hanno questo problema, cioè il problema di attuare un cambiamento radicale, quindi disfarsi di una tradizione, ma doverla giustificare in qualche modo. No? Quindi non è solo il ricordo del simbolo quando si va a votare, ma doverle rassicurare, cioè io innovo ma devo rassicurare che sono ho i piedi ben piantati nel passato, quindi non vi preoccupate, la nostra innovazione non è usando Togliatti, è nella continuità, l'innovazione nella continuità, ed è uno slogan che non è questo precisamente quello di Togliatti, però è usato da tutti i partiti che devono rinnovarsi in qualche modo. Io ce l'ho, quella del manifesto mi sembra una forma di, chiaramente una forma di comunicazione, di diffusione del messaggio, di organizzazione del consenso, propaganda e tutto conseguente, molto fisica e legata a uno stretto rapporto visivo con il fruitore, l'elettore, e cosa quanto mai distante chiaramente da quello che c'è oggi, dalla divulgazione televisiva, più ancora del web. Allora mi chiedo, essendo così legata al luogo, al momento, e al tipo di persona che vi si trova davanti, esisteva una forma di differenziazione del manifesto, del messaggio, anche nello stesso partito? In breve, cioè, un medesimo partito utilizzava la stessa iconografia, la stessa immagine, lo stesso linguaggio, sia che si facesse propaganda in una metropoli, così come in una provincia, o c'era una differenziazione? Nella medesima città c'era una forma di diversità, certo, tra il centro borghese e la periferia, o la zona delle industrie, delle fabbriche. Preferisci, William, raccogliere qualche domanda? Non lo so come meglio. Ma io ce ne avrei uno, William. No, volevo chiedere. Guarda, non è particolarmente strutturata, domanda semplice però di quelle complicate come andare, ma no, nel senso, se puoi dire qualcosa di più sugli anni 70, le varie sottoculture o le varie estetiche che influenzano quei manifesti. Hai parlato molto di tradizione, no? Il rapporto innovativo invece in continuità con la tradizione. Mi riferisco in specifico, venendo anche ai manifesti, quali rapporti si creano con le subculture giovanili? E quindi non so, dai movimenti di contestazione, da tutta la cultura alternativa, più o meno dei figli di fiori, ce n'è adesso uno di questi manifesti che riprende la grafica anche dei figli dei fiori, piuttosto che l'atmosfera alla Woodstock, cose simili, e l'altro invece le influenze di estetiche, di culture extraeuropee. Non so, io ero bambino, però le immagini a lenti limani mi hanno circondato per decenni, no, per un decennio, però il Cile era un po' un luogo dell'immaginario, sia nel bene che nel male, della divisione tra il mondo, tra buoni e cattivi, parlo quando io ero bambino, insomma. E se potevi approfondire un po' di più su questi due aspetti, diciamo, su come queste culture, diciamo, esterne alla tradizione classica della politica italiana,
vanno a incidere e come poi evolvono insomma nel gusto e nella comunicazione poi dei soggetti politici. Dunque, sul target, il problema del target, cioè dove attacco i manifesti e per chi? Allora, ci sono indicazioni dei partiti su veline, no? Quelle indicazioni alle federazioni, su questo manifesto, no? Lo mettiamo soprattutto lì. Si tenga presente però, quindi il manifesto sulle lotte operaie, logicamente lo si spende per le zone dove dei grandi insediamenti produttivi, dei grandi stabilimenti o dei piccoli stabilimenti, insomma, per, così come, non so, ci sono delle indicazioni della SPES, che è l'ufficio stampa e propaganda della Democrazia Cristiana, per usare, non so, pubblicare delle immagini, delle determinate immagini su uno stesso slogan, però con immagini diverse, su giornali che però si rivolgono a pubblici differenti, quindi il giornale, lo slogan dedicato, l'immagine dedicato alle donne sulle riviste femminili, quello dedicato alle giovani sulle riviste giovanili, quello dedicato al ceto medio che legge sui quotidiani e così via. Quindi ci sono indicazioni di questo tipo. Però il problema era, secondo me, è più che per alcuni partiti, e penso soprattutto al PC, che è quel partito che fa più uso dei manifesti nei partiti tradizionali, che fa più uso dei manifesti, è un problema non tanto questo, ma è il fatto che manca un elemento della comunicazione politica che per noi oggi è fondamentale, che è quello dell'immagine coordinata, cioè della riconoscibilità del messaggio. Il PC non ha minimamente idea di cosa significhi questo, quindi produce una quantità di manifesti straordinaria, con una, come dire, una capacità di affissione straordinaria, e però ogni manifesto è differente l'uno dall'altro, quindi questa gigantesca macchina comunicativa non è produttiva perché non è riconoscibile, quindi anzi stimola questo, ma si badi, c'è una ragione, non è che sono solo dei coglioni, è il fatto che il Partito Comunista Italiano come dire, ha la necessità di rispondere giorno per giorno alle battaglie. Mi spiego meglio. Se avesse fatto come il Partito Repubblicano Italiano, che concentrava nello studio dell'ufficio stampa e propaganda tutta la produzione, anche quella della piccola federazione di provincia, quindi doveva aspettare i tempi di spedizione, si stampava, arrivavano i manifesti e dopo bisognava andarli a tacchinare. Ora, per il Partito Comunista questo non è possibile, perché questo era possibile per il Partito Repubblicano, perché poteva usare altri strumenti, ad esempio i comunicati stampa, che venivano ripresi dai giornali principali, perché era un partito di governo, perché il Partito Repubblicano aveva legami con le testate più principali dei quotidiani, no? Per il Partito Comunista ciò non era possibile, quindi incoraggiava invece lui stesso il fatto che la produzione sorgesse dalle singole federazioni o addirittura dalle singole sezioni. Quindi voi avete questa mole gigantesca di manifesti molto diversi tra di loro, però molto molto diversi tra di loro. E è simile la questione per i gruppi dell'estrema sinistra, della sinistra rivoluzionaria, o i collettivi di movimento, dal femminismo ai collettivi studenteschi, ai collettivi giovanili, che però hanno un problema in più, cioè non coprono, sono soprattutto coprono territori limitati, no? Limitati. Tanto che i manifesti nazionali si fanno solo in determinate occasioni, o campagne elettorali o campagne di propaganda coordinate.
L'altra cosa riguarda però un problema storiografico, non so se vi interessa, è che andare a cercare queste cose negli archivi di partito è problematico, perché gran parte delle indicazioni o venivano date per scontate, oppure non venivano ritenute degne di essere archiviate. Quindi ritrovare solo questa, non so, capire bene quanti manifesti venissero stampati, in quali quantità, in quali federazioni arrivassero, eccetera, eccetera, che era il lavoro che io soprattutto mi prefiggevo, è stato veramente molto faticoso e molto problematico. C'è il primo capitolo che riguarda questo, ma per la documentazione è davvero frammentaria e minima. Sulle culture. Dunque, io ho individuato alcune culture di riferimento a cui i movimenti, la prima ondata assorbe, no? Dalla quale è influenzata. Si badi però che nel corso degli anni 70 c'è una seconda ondata ancora più straordinaria, che è il 77, che fa della rivoluzione del linguaggio, come dire, un suo caposaldo, no? Perché è connaturato a quel, come dire, a quel movimento, no? Che non ha, come dire, è il rifiuto della politica fino a lì intesa, no? Tanto che è, come dire, la contaminazione più diretta, a mio avviso, del movimento femminista rispetto a una nuova ondata di mobilitazione. Quindi ci sono più ondate e andrebbero indagate in modo più preciso, più particolareggiato, no? Le singole ondate. Ora, nella prima ondata, a mio avviso, le influenze principali sono tre, di tre tipi. Il maggio parigino, l'underground americano, e nell'underground americano metto anche il filone che tu, americano anglosassone, diciamo, il filone beat, no? Io, senza farlo in modo grossolano, però capiamoci. E il terzo è i manifesti latinoamericani della Cuba rivoluzionaria, che ha appena attraversato un periodo d'oro, no, della produzione grafica, propria produzione grafica. Vengono influenzati in tre modi diversi. L'ondata parigina, del maggio parigino, è anche un'ondata di uso del manifesto, cioè non è solo un riferimento alla destrutturazione del messaggio avversario e alla presa in giro dell'avversario in modo diretto, senza tener conto delle proprie tradizioni, ma è anche una contaminazione sul piano di come si deve fare, di qual è l'uso che un movimento di lotta può fare immediatamente, no? Subito. E cioè la serigrafia, l'uso della serigrafia, e non la serigrafia nei luoghi dell'occupazione, no? Cioè, il grande, l'idea di discutere il manifesto, di come rispondere, di attacchinarlo, dove, come, eccetera, è proprio un insegnamento del maggio parigino. Poi c'è l'underground, è l'idea dell'uso dei, come dire, dei fumetto, no? Il fumetto, delle decorazioni, anche qui delle prese in giro, penso a questa di Nixon, però sulla base del fotomontaggio. Allora qui ci sono anche riferimenti alle avanguardie del Novecento, no? Penso a Hertfield o a Groz, no? Cioè, quindi ci sono anche un recupero di esperienze estetiche che fanno parte della tradizione delle avanguardie. E poi c'è Cuba. E Cuba, io ho trovato moltissimi manifesti che fanno riferimento a Cuba, e Cuba arriva, alcuni li abbiamo postati anche sul sito nei giorni scorsi, no? Cuba arriva a influenzare fino addirittura il movimento sociale italiano, cioè quei manifesti lì sono talmente tanto forti che hanno una ricaduta anche 10 anni dopo, no? Anzi, se pensiamo alla produzione americana, cubana, 20 anni dopo, no? E arrivano in Italia con delle pubblicazioni, cioè nei primi anni 70 c'è una serie di pubblicazioni sui manifesti, soprattutto sulla Cuba
rivoluzionaria. Ora, il vero problema per l'Italia è il Partito Comunista Italiano. Questo è il vero problema, non in generale, è anche in generale, anche però in generale. Secondo me, cioè, nel senso, è un problema nel senso che è un problema anche in positivo, perché è l'anomalia italiana, no? È l'anomalia italiana, cioè, rispetto al quadro europeo, no? Quindi cioè, tu hai un partito comunista forte, radicato, che si mobilita, che risponde, e quindi tutti i gruppi che sorgeranno dalle ceneri del, diciamo, dall'attenuarsi, più che dalle ceneri, dall'attenuarsi della prima ondata di conflitto nella fine degli anni 60, si pongono il problema in che modo interagire con quel partito o con pezzi di quel partito. E quindi, siccome il Partito Comunista aveva, come dire, l'innovazione nella continuità era un suo caposaldo, molto continuità e poca innovazione, da subito bisogna dialogare con quelle parole, con quelle idee lì. E quindi un po' nel corso del un po' quell'innovazione dei primi anni si va spegnendo, di fatto, o meglio trova una quadra, trova un due passi avanti, uno indietro, a volte un avanti e due indietro, cioè, tanto che nei manifesti della sinistra rivoluzionaria c'è anche molta molta tradizione più che continuità, soprattutto dopo la seconda metà degli anni 70, nella seconda metà degli anni 70. Lorenzo. Beh, intanto complimenti per il lavoro, perché insomma sembra veramente un lavoro molto serio, rigoroso, che insomma mi sembra che interroghi anche diversi saperi, diversi ambiti. Mi interessa molto. Avrei varie domande, ne faccio alcune che magari possono essere più di interesse generale. La prima riguarda gli elementi cromatici, no? Su cui forse non ti sei soffermato molto durante la presentazione e nella discussione, ma penso siano abbastanza rilevanti. Pensavo al fatto che il neopopulismo, no? Che adesso è diventato un fenomeno importantissimo in Europa, si presenta anche con dei colori diversi, no? Penso al viola su tutti, piuttosto che all'arancione, no? Quindi ci distinguiamo anche in base ai colori. In Italia, se uno pensa ad esempio al popolo viola come area di movimento, appunto l'uso del colore viola non è casuale, no? L'arancione invece è il colore magari del partito pirata in Germania, no? Lì di nuovo per collocarsi, diciamo, trasversalmente sull'asse destra-sinistra. Ecco, mi chiedevo se nella tua ricostruzione questo uso del colore anche come elemento di distinzione a un certo punto viene fuori o no. Penso naturalmente soprattutto al post-Tangentopoli, non lo so, nuovi soggetti politici che propongono elementi cromatici diversi rispetto a quelli della tradizione, delle culture politiche più radicate in Italia. Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece è più, diciamo, un'aneddotica, no? Mi interessava molto il discorso che facevi sul doppio binario rispetto al movimento sociale italiano. Volevo sapere se mi davi conferma di una cosa che mi è capitato di leggere, non so quanto seria, sul simbolo del movimento sociale italiano, per cui si diceva che l'acronimo MSI stesse per Mussolini sei immortale, e nel simbolo quel, diciamo, rettangolo nero con la fiamma che esce fuori rappresentasse la tomba di Mussolini e la fiamma del Duce che andava in qualche modo a dare forza a questo movimento. Volevo solo sapere se avevi trovato conferma di questo, smentite, o se dicevi qualcosa su questo. Il terzo elemento invece riguarda la professionalizzazione della comunicazione politica, e ci sono delle evidenze anche interessanti nel tuo lavoro, anche già prima del crollo della Prima Repubblica, no? Oggi noi, insomma, soprattutto da Tangentopoli in poi, parliamo di campagne elettorali postmoderne, dove la comunicazione del partito è
esternalizzata a terzi, no? Che sono professionisti della comunicazione, e quindi troviamo anche una cesura forte nelle forme di comunicazione dei partiti rispetto al passato, no? Anche un uso, in se vuoi, spregiudicato del colore, no? Per cui non stupisce più di tanto che magari il rosso possa essere utilizzato da un diciamo candidato di destra, pensa alla campagna di Renata Polverini nel 2010 nel Lazio, no? Oppure non ci stupisce più di tanto che Claudio Velardi, con la sua storia da comunista, sempre nel 2010 faccia allo stesso tempo la campagna sia per la Polverini, appunto, sia per De Luca, quindi sia per un candidato di centrosinistra sia per uno di centrodestra, in questo caso però lautamente retribuito da entrambi, non come tu citavi nel caso del Partito Repubblicano, uno a pagamento, l'altro no. D'altra parte, diciamo, l'uso di queste figure di professionisti anche nell'ambito dei movimenti lo ritroviamo anche nella Pantera, no? La Pantera è uno dei primi movimenti che addirittura si presenta con uno spot, no? Ci sono due grafici che lavorano in uno studio pubblicitario che si prestano appunto anche a inventare un po' il simbolo della Pantera. Ecco, mi interessava capire se, dato che per gli studi che conosco io questo tipo di professionalizzazione lo ritroviamo soprattutto dal 92 in poi, comunque con l'avvento della Seconda Repubblica, se quei casi che citavi nei decenni precedenti sono delle eccezioni, oppure se via via che ci si avvicina appunto a Mani Pulite il ricorso al professionismo, l'esternalizzazione della comunicazione del partito diventa, diciamo, più non riguarda solo pochi casi specifici, ma invece è più allargata. Grazie. Dunque, allora, sui colori, io ho fatto un capitolo che è proprio su simboli e icone, si intitola, no? Ed è un po' prima si nominava, non so, i simboli come totem, no? Quindi il pugno chiuso, il faccio martello, la bandiera. Poi c'è una cosa proprio specifico sulle bandiere, un simbolo molto utilizzato, anche io me ne sono accorto proprio su guardando i manifesti, è la freccia. Anche la freccia è un simbolo molto utilizzato nei manifesti, molto molto utilizzato, perché ha una potenza espressiva molto forte, oltre ad essere ad avere una propria tradizione millenaria, no? È un simbolo molto molto efficace. E poi c'è un capitolo sui colori. Aggiungo che ci sono anche delle manifesti, una grandissima mole di manifesti che riguardano le date simbolo, 1 maggio, 25 aprile, 4 novembre. E anche questo comporta tutta una serie di problematiche, perché essendo una comparazione tra partiti con diverse tradizioni, no, 1 maggio, però non so, in quel caso io ho notato che ci sono tentativi di costruire nuove tradizioni su politiche, su commemorazioni, no? Il tentativo di costruire il 12 novembre una giornata di mobilitazione, no? Il 12 dicembre, oppure il 12 maggio per i radicali, per il referendum sul divorzio, no? Ci sono questi tipi di tentativi. E così, quindi date, simboli, colori, date, adesso non mi ricordo più. Ah no, le figure, le immagini, le immagini, i volti, no? di martiri o di padri, di padri della propria tradizione, oppure di leader politici. Ora, per i colori, questo è fortissimo, questa cosa, cioè, nel senso che noi abbiamo a che fare con un decennio dove le tradizioni politiche si confrontano, confliggono tra di loro e fanno uso di tutto il proprio apparato simbolico. E quindi
i manifesti del Partito Comunista Italiano hanno una preminenza rossa, i manifesti del Partito Socialista Italiano hanno una preminenza rossa, i manifesti del Partito Repubblicano hanno una preminenza verde, quelli del Partito della Democrazia Cristiana o bianca o azzurra. Cioè, questo perché? Perché è un po' quella, Paolo Mancini parlava di grammatica del riconoscimento, no? Che cos'è la grammatica del riconoscimento? È un codice che mette in comunicazione il committente e il destinatario, no? È il referente della comunicazione, per cui è sul piano grafico il colore è, come dire, uno degli elementi che spicca di più, insieme a il codice testuale oppure le icone e così via. Quindi noi abbiamo senz'altro un meccanismo di questo tipo. Cos'è che è? Quindi, però fin qui niente di nuovo a mio avviso, cioè abbiamo a che fare con una tradizione che persiste. Quello che è l'atto innovativo qual è? Sono i tentativi di rompere questa tradizione. Allora, a me è sembrato di riconoscere due tentativi. Il primo tentativo è di un partito anomalo della sinistra rivoluzionaria o della nuova sinistra, che è il Movimento Politico dei Lavoratori. Il Movimento Politico dei Lavoratori che arriva alla nuova sinistra però dalla una rottura con la tradizione del movimento cattolico, no? Quindi rompe il Vio Labor, che rompe con le ACLI, rompe parte della CISL, i giovani sindacalisti della CISL che costruiscono questa organizzazione. E il tentativo lì è darsi un proprio colore, non assumere quello rosso, ma darsi un proprio codice grammaticale di riconoscimento. E allora usano l'arancione. E come mai l'arancione? Beh, noi sappiamo che è un colore che fa riferimento alle comunità cristiane, no? Però è, a mio avviso, quindi potrebbe essere questo, ma è soprattutto il tentativo di usare un colore che non è utilizzato nel panorama delle organizzazioni politiche del momento. Il secondo è il movimento femminista, ancora una volta. Il movimento femminista, ancora una volta, qui si dimostra la grande rottura. Perché? Perché delle icone non gliene importa un fico secco, delle parole d'ordine del passato ne ha assolutamente di nuove, dei nuovi soggetti da mostrare a un soggetto che è quello che prende la parola e si mostra e non si mostra più come veniva mostrato dal mondo maschile, e anche sul piano delle icone in una prima fase fa uso del rosso, probabilmente perché molte dei gruppi femministi che si formano fuoriescono dalle organizzazioni della sinistra, ma poi immediatamente non si fa scrupolo a usare qualsiasi tipo di colore. Soprattutto le tonalità principali sono il viola, l'azzurro e il rosa, ma che combinati con il nuovo simbolo di Venere oppure con il nuovo gesto del sesso femminile, come dire, scompagina completamente l'iconografia. Quando si perde questo? Secondo me si perde con la crisi di quelle culture politiche, no? Cioè, appunto, il PC che si trasforma in PDS ha una preminenza del colore verde, non più rosso, no? Quindi, cioè, si perde quando? Perché? Perché, a mio avviso, però, sarebbe ancora tutta da indagare, questa cosa degli anni Ottanta. Cioè, lo dico da un punto di vista storico, no? Questo rapporto tra comunicazione politica, rappresentazione ideologica e storia dei partiti, probabilmente negli anni Ottanta, per gli anni Ottanta restano attaccati, lo dico in modo brutto, come delle cozze al proprio patrimonio, perché non hanno null'altro, oltre che alla spartizione del potere, perché non hanno null'altro su cui costruire legami con i propri referenti, sono molto tranchanti, capiamoci. Sul simbolo dell'MSI no, non ho trovato niente, però a mio avviso ci potrebbe essere questo elemento, ma c'è qualche elemento in più che secondo me potrebbe essere. Allora, la fiamma è un simbolo della tradizione politica, e non solo politica, molto forte, molto importante, ma la fiamma è proprio per questo, è anche uno dei simboli delle forze armate, no? Quindi, e scegliere la fiamma significa anche costruire un legame con settori
militari di forze armate che nel 48, quando si viene a formare il movimento sociale italiano, sono molto importanti per il partito, perché sono quelli che hanno, citiamo Claudio Pavone, hanno una netta continuità con lo Stato, soprattutto dopo l'epurazione che Scelba fa rispetto alle forze dell'ordine e alle forze armate. E poi l'altro elemento interessante su cui si è, secondo me bisogna ragionarci, è il tricolore, no? La fiamma è una fiamma tricolore, e il tricolore è un simbolo che è usato da diversi partiti, ma non da tutti. Dopo, su questo, dopo Tangentopoli, noi troveremo una nuova esplosione del tricolore, no? Ancora oggi c'è un'esplosione del tricolore, probabilmente perché la tradizione politica è talmente, come dire, la cultura politica di riferimento è talmente tanto, come dire, vabbè, non so, bisognerebbe discuterne, però è il tricolore. Negli anni 70 e prima degli anni 70 il tricolore è un elemento, ma non è un elemento principale. Sono due i partiti che fanno uso del tricolore: uno è il Partito Liberale, dove c'è la sovrapposizione nel suo simbolo tra partito e rappresentazione massima dell'Italia, perché il tricolore è il simbolo nazionale, quindi partito e, no, con l'acronimo PLI, è proprio la rappresentazione più evidente di noi rappresentiamo la nazione, no? Noi siamo la nazione. E il Movimento Sociale Italiano, che sul quale è l'unico simbolo sul quale più può spingere al massimo. Si badi, qui ci ricolleghiamo un po' alle cose che diciamo prima. Poiché il Movimento Sociale Italiano non può fare uso della propria tradizione, noi il tricolore con la fiamma, sia nel simbolo dell'MSI che nel simbolo della sua organizzazione giovanile, cioè il Fronte della Gioventù, dove c'è una mano virile, maschia, che tiene una fiamma tricolore, è solo il modo per cui ci si può rappresentare, no? Ci si può presentare al proprio target, è l'unico elemento sul quale si può giocare, non ne hanno altri, e quindi questa ridondanza del simbolo è l'unico spendibile per il Movimento Sociale Italiano. Per la professionalizzazione, dunque, io non ho studiato gli anni 80, sarebbe molto interessante proseguire nella fase successiva. Diciamo che a mio avviso succede così, nel senso che ho visto i manifesti degli anni successivi anche per il PC, e quelle remore che ci sono nel partito negli anni 70 sembrano un po' cadere negli anni 80, tanto che abbiamo delle campagne precise proprio, fatte da professionisti vicini al partito, studi vicini al partito. Ora la cosa interessante è come ci si arriva. Ecco, qui le due vicende di Spera e di Ettore Vitale ancora una volta sono molto interessanti, perché risparmiando sul piano, vuol dire, della capacità di mobilitazione nella fissione, questo risparmio avviene sul piano della forte identificazione nel messaggio, no? Un manifesto del Partito Repubblicano è immediatamente un manifesto del Partito Repubblicano, non è così né per il Partito Comunista né per il Movimento Sociale Italiano o per il Partito Liberale. Avviene già prima per la Democrazia Cristiana, ma con tentativi timidi, nel senso che la Democrazia Cristiana cosa fa? Affida le singole campagne elettorali a professionisti, a studi professionisti, per cui noi troviamo un filone che, di manifesti che ha una stessa iconografia, però questo l'aveva già fatto, cioè la prima campagna dove la Democrazia Cristiana usa un professionista è quella del 63, quindi era già del periodo precedente, quindi persiste in questa relazione con professionisti sulla base di singole campagne elettorali o di propaganda, mentre per il PSI è ridisegnare l'immagine del partito, ridisegnarne la comunicazione complessiva del partito, dal simbolo al design, alla
scenografia ai congressi. Lei è la signorina? No, volevo dire questo, che secondo me quello che arricchisce il tuo libro, quello che fa un libro non solo di, come dire, diverso da un libro di storia dell'arte, è anche tutta le riflessioni che tu fai e i racconti che fai di come poi i manifesti vengono prodotti, vengono affissi, vengono distribuiti, vengono stampati, di come ci sia una contesa dei muri, quindi questa è anche una parte molto bella del tuo libro. Volevo che ne parlasse. Sintesi, Sì, quello che a me ha sempre colpito dei manifesti è che i manifesti vengono considerati solo come degli affiche, no? Uno c'ha l'affiche, lo guarda, lo mette in relazione ad altre affiche, però i manifesti in realtà sono strumenti di lotta, sono strumenti di comunicazione, e quindi l'idea che io mi volevo fare era: da dove saltano fuori, che rapporto c'è tra il partito e chi disegna materialmente quel manifesto, e poi dove si stampa, come si stampa, chi lo va ad affiggere e qua, dove, quanto tempo sta su, se ci sono delle tecniche più o meno consolidate, e poi perché in quei posti lì e non in altri, e come si fa a difenderlo dagli altri, no? Ecco, tutta questa dimensione è una dimensione sociale, di storia sociale. Allora, sul rapporto tra committente e professionisti un po' ne abbiamo accennato, però sull'idea di costruire una presenza fisica in alcune zone della città è la cosa che a me ha interessato di più, anche perché i manifesti non solo si affiggono, ma si strappano, si cancellano, allora c'è tutta una serie di, appunto, per essere sintetico, magari dopo esatto, si sovrappongono, ora si scarabocchiano, no? Perché i messaggi possono essere immediatamente delegittimati da una scritta, no? O da uno scarabocchio, quindi, certo, o da un manifesto messo di fianco, Allora tutte queste relazioni tra i manifesti e tra le affissioni era la cosa che a me interessava maggiormente, diciamo. Poi mi sono un po' perso qui, anche nel resto, però torna quest'idea, no? Come ci si combatte? Allora, io non so, perché bisognerebbe iniziare a discuterne più a fondo, penso solo alle tecniche di affissione, no? Quindi non so, l'idea che in certe zone non si può andare ad attacchinare senza essere in tanti, perché anche il solo atto di affiggere un manifesto, significando l'occupazione di una zona, quindi mostrando la propria presenza, significa che la parte politica opposta, no, difende il proprio territorio, perché quello è, in quella zona la comunicazione può essere solo nostra. Allora, e su questo ci sono anche tragedie, nel senso, accoltellamenti, sparatorie, risse e quant'altro. E la cosa che mi è piaciuta, l'aneddoto, così, tipo, ho trovato una velina dove per il Movimento Sociale Italiano ancora una volta era un problema, no? Allora diceva come fare la propaganda, allora dice: il Movimento Sociale Italiano, non lanciate i volantini dalle automobili perché vanno tutti dispersi, no? Non serve a niente lanciare uno. Dove potete andate a distribuire, e se no andate ad attacchinare i manifesti. Ci rendiamo conto che i manifesti del Movimento Sociale Italiano in quella zona, in certe zone, non durano nulla, ma è importante però esserci, no? Provarci. Queste cose, tipo documenti di questo tipo, per me sono stati molto utili, però purtroppo sono piuttosto
difficili, almeno io, nei diversi archivi di partito non li ho trovati. A volo, una curiosità, può essere telegrafico. Vista l'artigianalità e il carattere artistico di molti di questi manifesti, mi chiedevo se venissero usati anche degli artisti di fama riconosciuta come testimoni che potessero dare un senso al messaggio. Cioè, in che senso? Spiegati. Cioè, esistono casi di partiti che hanno affidato la grafica artisti di fama riconosciuta perché il messaggio potesse arrivare alcuni, a me potente. Alcuni manifesti del Partito Comunista Italiano sono disegnati da Albert Steiner, però si badi bene, Albert Steiner non era, la grafica di Albert Steiner per il Partito Comunista Italiano, che era ancora ancorato al realismo, ai manifesti di tipo cinematografico, non garbava molto, quindi gli affida certi manifesti. Contemporaneamente Albert Steiner fa però dei manifesti, perché la figlia è nel movimento studentesco di Milano, per il movimento studentesco milanese, 25 aprile, 1 maggio o altri, per il Cile eccetera, sono stati fatti da Albert Steiner, no? Quindi, oppure non so, Crepa, oppure non so, Crepax, Albert Steiner, adesso, Chiappori. Chiappori però si forma lì, si inizia a formare lì, perché poi diventerà famoso soprattutto quando inizia a disegnare le vignette per Panorama. Quindi diciamo che è così come tutti i grandi momenti di fermento artistico, è una grande palestra soprattutto per quelli che iniziano a formarsi in quel momento, no? E quindi Chiappori, Buonfino, Maoloni, per il partito radicale, eccetera, cioè, quindi si formano in quel momento, però ci sono anche appunto disegnatori che sono più in sintonia e che prestano la loro opera. Allora, visto che era un ragazzo negli anni 70, poi magari visto che sarebbe più vedo due o tre idee, per cui magari se vogliono parlare. Allora, i manifesti molte volte erano per noi molto cari, perché avevano pochissimi soldi. In Borgo Parente, qua di fianco, dentro l'Otto Continuo, li facciamo in serigrafia, in camena foieda, come si sarebbe detto in dialetto parmigiano, nel senso che usavamo un tavolo a cui avevano tolto la parte superiore. La parte inferiore serviva per mettere dentro l'acido così e li facevamo lì dentro. Manifesti dell'MSI. L'MSI con i manifesti aveva dei grossi problemi. Perché diversamente da quello che chiedono adesso i cittadini che guardano la polizia sempre sotto casa, possibilmente con la macchina spenta lì proprio sotto casa. All'epoca, negli anni 70, c'erano quartieri in cui la polizia non entrava perché sapeva che non era ben vista. Oltre Torrente, via Isola, così. Se l'MSI metteva lei i manifesti, loro i manifesti, non so, durante le elezioni, in centro forse qualcosa veniva salvato, ma molto spesso neanche in centro, perché c'era un codice non scritto da parte degli attacchini del comune, che i due angoli inferiori non venivano mai incollati, per cui c'eravamo noi ragazzini, io all'epoca avevo 15 anni, passavamo mentre chiacchieravi con l'amico, non lo facevi neanche vedere, prendevi l'angolo e strappavi tutto il manifesto. Se lo incollavano loro, uguale, in certi quartieri non entravano, le pochissime volte che sono entrate, perché in mezzo ai tanti fascisti che c'erano negli anni 70, ce n'era uno matto che era Bonazzi, e uno coraggioso, perché bisogna dire quello che è vero, che era Ringozzi, che una volta eravamo in riunione lì in Borgo Parente, c'è venuto per la porta ed è rimasto sull'uscio. E che noi abbiamo detto, se c'era Ringozzi lì dietro, chissà quanti ce n'è. Attimo di attesa, lui chiude la porta, noi subito alla porta, c'era lui che scappava lungo Borgo Parente. Questo qua, se vuoi, è un coso, invece. Ma al di là di quella cosa qua, quello che si nota lì è che ci sono alcuni manifesti fatti in casa come la scuola, che ne ho detto io.
perché sono incerti nelle lettere e si capisce da qui. E poi all'interno di ogni gruppo della cosiddetta sinistra rivoluzionaria ognuno aveva i suoi motivi, non so, io ho visto di un manifesto denunci, partito comunista non cittadinista, loro prendevano tutto da Mao, dalla Cina, dalle Guardie Rosse e così, quindi era molto iconografico. Noi avevamo Gasparazzo, potere operaio era per le cose forti e potenti, il manifesto era più iconografico, lì dipendeva dai singoli. Mi fa piacere che, perché conferma un po' le cose che... Poi vabbè, ci sarebbe un sacco di cose da dire. Sulla Cina forse è la cosa che a me è interessata. Io immaginavo che la Cina arrivasse molto prepotentemente, un po' come Cuba, no? Un'ultima cosa, che faccio riferimento ai video che c'è. A noi della sinistra rivoluzionaria piacevano molto all'inizio degli anni 70, prima dell'arrivo del Craxi, i manifesti del PSI, perché per noi erano molto più di sinistra, e si vede, se ne vede lì qualcuno, il primo maggio, il garofano nel pugno così, perché per noi erano molto più di sinistra quelli del PSI che non quelli del PC, che cercavano di accreditarsi anche loro come forza nazionale e non estremista, tanto più che c'eravamo noi che rompevamo le palle. Per voi di lotta continua. È un punto di vista. Beh, su Forza Nazionale c'è un... Io ho notato una cosa che nei manifesti per il primo maggio, il 25 aprile, i giorni battezzati, no? C'è uno slittamento semantico e cromatico nei manifesti del Partito Comunista da prima... Nella prima metà degli anni 60 il grosso è dettato dal rosso e poi via via, tra il 76 e il 79, cioè quando il partito entra come forza, come appoggio esterno ai governi Andreotti, i governi della stensione, cioè nel 78 arriva, o 78-79 adesso non mi ricordo, arriva il peso cromatico, non è più rosso e verde, ma è la bandiera nazionale. Quindi questo è. E sulla Cina di Mao, me ne ero dimenticato prima, io qua, inizialmente avevo ipotizzato che anche la Cina di Mao avesse molto influenzato i manifesti, e invece no, a parte Luci, no, assolutamente. E quindi, però, ho visto che i manifesti di Mao e della Cina circolavano, quindi anche qui torniamo un po' al discorso che si fa prima, cioè la circolazione di questi manifesti non era solo per la fissione, cioè si nota anche nei poster in casa, no? Un netto cambiamento con la politicizzazione delle nuove generazioni, i poster saltano tutti, i poster dei cantanti, no? o delle star cinematografiche, e arrivano i poster dei politici hanno, come dire, determinati veicoli, no? Che sono, uno se lo porta a casa dalla sezione, dal circolo, dal collettivo, da dove è stato prodotto, ma ci sono anche le riviste che producono i manifesti, penso a 63, no? Sì? No, 15, perché mente il gruppo e 15 che aveva gli allegati, no? Del maggio francese, degli afroamericani, esatto, oppure della Cina di Mao. Quindi ci sono.